Benvenuto a questa prima puntata di Karate Club, gennaio 2022. Iniziamo col botto l'anno, iniziamo col botto questo progetto che è da tempo che voglio iniziare, appunto, soltanto che fra una cosa e l'altra ho sempre dovuto ritardarlo un po'. Ma quest'anno niente più scuse e via. Mettiamo la quinta e partiamo. Per iniziare Karate Club, il nostro contenuto mensile esclusivo riservato solo a te, agli iscritti dell'Academy e agli iscritti di Karate Club, appunto, ho deciso di rispondere a una domanda che mi ha fatto Lorenzo, uno dei ragazzi iscritti all'Accademia, perché è una domanda che credo possa interessare tutti i praticanti ed è una domanda che riguarda una difficoltà che ho riscontrato in moltissimi dei miei iscritti anche qui al dojo in presenza, per cui credo sia un ottimo spunto su cui andare a lavorare. Lorenzo, tempo fa, e ti chiedo scusa Lorenzo per risponderti con questo ritardo imbarazzante, mi ha confidato di avere delle difficoltà nel gestire il kimè quando esegue delle tecniche rapide, ok, delle tecniche in velocità, e questa è una difficoltà che trovo, che come ti dicevo prima, ho riscontrato anche in molti dei miei ragazzi. Ti faccio solo un appunto: prima di andare ad allenare le cose che ti farò vedere nel video di oggi, mi raccomando, sii sicuro di riuscire a gestire bene la respirazione, di coordinare bene la respirazione con la tecnica in modo lento, ok? Se sei iscritto all'Academy c'è una lezione, un paio di lezioni proprio riguardo questo argomento qua. Se non sei iscritto all'Academy, nessun problema, sono certo che lo avrai allenato nel tuo dojo o che conoscerai delle metodologie per allenare quello di cui sto parlando. È molto importante per poter fare il lavoro che andremo a fare, facciamo un attimo un saluto, essere in grado, partiamo dallo tsuki in tatesciuto molto semplice, di prendere l'aria e muovere la tecnica insieme all'aria e andare a chiudere, ok? Questo per quanto mi riguarda è l'ABC della gestione della respirazione e del kimè con la tecnica. Quindi prendo l'aria, butto fuori, ok? Prendo l'aria, butto fuori. E questo va fatto con tutte le tecniche, ok? Quindi Jodana Gyoke, per esempio, prendo l'aria, butto fuori, prendo l'aria, butto fuori, ok? E via dicendo, anche con le altre parate su cui adesso non sto a dilungarmi. E mi raccomando, nel momento in cui vai a eseguire questo tipo di lavoro, assicurati di essere decontratto fino alla fine del movimento. Solo alla fine del movimento noi andiamo a contrarre la muscolatura, stringere bene il pugno e a creare quel piccolo ammasso di potenza che siamo noi karateka, ok? E questo vale per qualsiasi tecnica. Mi sto soffermando sulle tecniche in Achijidachi e sulle tecniche di pugno per mera semplicità di spiegazione, ma vale per qualsiasi tecnica. Qualora avessi delle difficoltà nel farlo, ti faccio vedere un esercizietto molto semplice proprio per gestire bene la contrazione e la decontrazione, che è una cosa complessa, ok? Non giriamoci attorno, è una cosa complessa da gestire. Cosa puoi andare a fare? Puoi andare a eseguire delle tecniche in totale relax, quindi non pensando, uno, alla respirazione, due, alla contrazione e alla decontrazione, cercando di rimanere molto morbido. Vediamolo per esempio coi pugni, ok? Io vado a eseguire degli tsuki in totale relax, non c'è contrazione nelle mie braccia, ok? Non c'è assolutamente contrazione, e lo posso fare con tutte le tecniche. Qualsiasi tecnica ti venga in mente può essere eseguita senza difficoltà in questa maniera qua, ok? Quindi cerca di fare i movimenti iniziando magari a una velocità non eccessiva, piano, e poi pian piano andando ad aumentare la rapidità senza mettere contrazione,
ok? Nel momento in cui riesci, e senza soffermarti su, inspiro, butto fuori, inspiro, butto fuori. Come hai visto, io riuscivo addirittura a parlare mentre eseguivo questo esercizio. Perché? Perché la respirazione è una respirazione naturale e quindi, e tra l'altro l'esercizio non è particolarmente pesante, per cui riesco a gestire il tutto senza difficoltà. Nel momento in cui riesci a fare questo lavoro, allora alla fine del movimento vai a mettere la contrazione muscolare, ok? Quindi nel caso del pugno vai a stringere bene la mano, serrare bene il pugno, avambraccio, braccio, spalla e poi via via tutto, ok? Ma il movimento deve essere sempre decontratto, ok? A quel punto metti la respirazione. Quindi ogni volta che faccio la tecnica prendo l'aria, butto fuori. E questo già di per sé potrebbe darti uno sprint nel velocizzare i movimenti. Ora, il problema solitamente non è nel pugno, perché per quanto sia una tecnica raffinata e per quanto ci sia bisogno di attenzione nell'eseguirla correttamente, il pugno di fatto è un unico movimento di distensione. I problemi iniziano a esserci quando ci sono movimenti composti, come le parate, movimenti non composti, come potrei dire, sì, beh, sempre composti come passo e tecnica, ok, o sequenze. Allora lì inizia a essere più difficile da gestire il tutto. Vediamo quindi cosa puoi fare, anzi vediamo qualche trucco, perché in realtà sono dei semplici trucchi che ti possono aiutare per riuscire a fare delle tecniche in rapidità inserendo la respirazione. Cosa molto importante, perché se tu riesci a respirare bene, riesci, oltre a mantenere una lucidità mentale maggiore, a avere una resistenza maggiore, ok? Per cui è importante, è molto importante che tu cerchi di respirare e di eseguire la tecnica, anche quando lavori in rapidità. Al contrario di come fanno alcuni ragazzi che fanno le tecniche tutte in apnea e finita la sequenza hanno il fiato corto, gliela fanno più, resistono per una manciata di sequenze e poi game over. Intanto, primo step, che può sembrare anche ridicolo, ma è molto importante. Più vuoi che la tecnica vada rapida, più devi respirare rapidamente, devi anzi espirare rapidamente. Quindi se io voglio che il mio pugno vada veloce, ok? Voglio che da qui io riesca a tirare un pugno veramente molto rapido, non posso espirare veloce, espirare lento, scusami, e buttare fuori la tecnica rapida. Non ce la faccio, ok? Allora, per far sì che la tecnica esca e vada veloce, dovrò buttare fuori l'aria veloce. Quasi come fosse uno starnuto. Ora, il problema qual è? È che spesso noi caschiamo nel ritmo della respirazione. E quindi cosa accade? Accade che se io inspiro piano, espiro piano. E allora non riesco a fare... E la tecnica non va, ok? Per cui il primo trucco è quello di cercare di inspirare velocemente ed espirare altrettanto velocemente. È un po' come se tirassi su dal naso per quanto riguarda l'inspirazione, ok? Pensa di avere il naso che cola e tiri su, ok? L'aria che riesci, un'inspirazione vigorosa fatta dal naso con il quantitativo di aria che riesci. Non dobbiamo riempire tutti i polmoni, non ce la facciamo, non abbiamo il tempo. Stiamo facendo un kata, un kion, un kumite, per cui quello che riesco tirando su dal naso. Ok? A sto punto, fuori, butto, dentro, fuori, dentro, fuori, dentro, fuori. Ok?
Inspiro veloce, espiro veloce. Inspiro veloce, espiro veloce. Questa è la prima, il primo trucco. Puoi fare inspiro dal naso, fuori dalla bocca se preferisci. Ma il trucco è sempre lo stesso. Inspiro veloce, fuori veloce. Cerca di non prendere l'aria con la bocca, ok? Puoi buttarla fuori con la bocca, puoi buttarla fuori col naso, io preferisco, ma cerca di non fare, ok? Niente Carlino, tanto per capirci. Questo può essere il tuo primo trucco, ok? E vale anche quando facciamo gli esercizi con la posizione, ok? Zenko Tsudachi, devo fare Oizuki? Prendo, butto fuori. Fuori veloce, ok? Prendo, fuori veloce, prendo, fuori veloce, ok? Ma prendo veloce e fuori veloce. Non posso. Devo essere veloce in entrata e veloce in uscita, ok? Come nel karate, come nel kumite. Veloce in entrata, veloce in uscita. Veloce in entrata, veloce in uscita. Se sono lento in entrata, mi diventa più difficile essere veloce in uscita, ok? Quindi, veloce, fuori. Secondo trucco, che è per le tecniche composte. Cioè, per quelle tecniche che sono fatte da più di un movimento. L'inspirazione deve avvenire prima anche del caricamento. Cioè, prendiamo Jodana Gyoke. Solitamente, almeno per quanto mi riguarda, l'inspirazione di base è insegnata con prendo l'aria, butto fuori, prendo l'aria, butto fuori, prendo l'aria, butto fuori, ok? Prendo l'aria, sotto Gyoke, butto fuori, prendo, fuori, Uchiuke, prendo, fuori, prendo, fuori, e via dicendo, ok? Va bene per imparare, perché ci aiuta a coordinare il movimento e la respirazione, ma se io devo realmente fare una parata e devo essere rapido in quella parata, è un problema, perché io da qua farò, ok? Ed è difficile, perché ogni volta che noi abbiamo un cambio fra inspirazione ed espirazione, c'è un attimo di stop, c'è un piccolo blocco, ok? È molto improbabile che tu riesca a fare il movimento fluido facendo, ma sarà molto più probabile che tu faccia prendo fuori. C'è sempre un attimo di stop. Per quanto sia minimo, c'è un attimo di stop, perché devi cambiare proprio l'asset, diciamo, della muscolatura respiratoria. Devi buttare fuori tutto. E questo crea un fermo, un attimo di pausa, che può essere pericoloso sotto un punto di vista applicativo e ci limita nei movimenti. Pensa per esempio in una sequenza, facciamo finta che io debba fare due tsuki, ok? Chokotsuki, anzi, non mi viene in mente come si chiama la sequenza oggi di due pugni, Renzuki, ce l'ho fatta, Renzuki, due pugni, uno di fila all'altro, va bene? Quindi, uno, due, se io qua faccio uno, due, sto facendo un tempo uno, ripetuto due volte, perché? Perché faccio la prima tecnica, vado, prendo l'aria, vado, ok? Non sono due pugni in sequenza, sono due pugni appiccicati, ma un conto è fare uno, un conto è fare, ok? Questo è Renzuki, questi sono due pugni dati veloce. Vedi la differenza? Ed è la stessa cosa che accade in Jodana Gyoke. Per quanto io sia veloce, ci sarà sempre un attimo di pausa. E allora il trucco qual è? È prendo l'aria prima di eseguire tutto il movimento. Sono qui, prendo l'aria, inspiro veloce, ora fuori tutto. Prendo l'aria, fuori tutto. Prendo l'aria, fuori tutto.
prendo l'aria, fuori tutto. Stessa cosa per sotto di ok. Siamo qui, non faccio, ma prendo l'aria, fuori tutto. Prendo l'aria, fuori tutto. Prendo l'aria, fuori tutto. Uchiuke, stessa cosa. Prendo, fuori. Prendo, fuori. Prendo, fuori. Gdambarai. Prendo, fuori. Prendo, fuori. Prendo, fuori. Ok? Questa è la base. Poi avrai notato che se diventi bravo, parecchio bravo, effettivamente a me qualche volta scappa se non ci sto attento, ti verrà, se fai ad esempio Gdambarai o sotto di ok, ti verrà da spezzare la respirazione, ma sarai così bravo a gestirla che riuscirai comunque a continuare il movimento, ok? Quindi io sono qua, è vero che se non sto attento faccio, ok? Cioè prendo e vado, prendo e vado, ma l'ispirazione la inizio mentre apro, quindi vado su ed esco. Perché ci riesco? Perché ho iniziato a fare prendo, fuori, prendo, fuori, ok? Quindi prendi tutta l'aria che ti serve prima di eseguire la tecnica. E questo è molto utile quando esegui delle sequenze, perché se ti abitui a fare questa cosa qua, allora ti abitui a spezzare anche l'espirazione durante le sequenze. Cosa voglio dire? Spesso le sequenze sono lente per via della respirazione perché si sbaglia a prendere l'aria. Io devo sempre prendere l'aria una volta e gestire quel quantitativo d'aria nelle tecniche che devo fare. Cioè, se io devo fare chokotsuki, ok, io prendo l'aria una volta ed eseguo due espirazioni. Quindi prendo e uno, due e rilasso e prendo di nuovo. Quindi prendo uno e rilasso. Stessa cosa se devo fare Jodanagi Ok Jakotsuki. Prendo e ok, non faccio troppo lento. Prendo fuori. Sotto di Ok Jakotsuki. Ok, prendo fuori. Fuori. Uchido ke jakotsuki. Ok? Gdambarai jakotsuki. Prendo l'aria una volta, la butto fuori due. Tempo 3, quindi tempo 1. Ok? Tempo 2. Tempo 3. Stessa cosa. Prendo, butto fuori tre volte, per cui prendo. Ok? Prendo e butto fuori. L'aria però la prendo sempre prima di partire o in leggero ritardo rispetto al movimento, perché non posso fermarmi, ok? E se io la prendo alla fine del caricamento mi fermo, quindi prendo, eseguo o, se sei più bravo, lancio il caricamento e intanto prendo l'aria, va bene? Questi sono due trucchi per andare più rapido e adoperare il kimè con la respirazione. Trucchi che vengono inseriti anche nel Gdambarai, ok? Nel Gdambarai, perdonami, nel movimenti con la posizione, per esempio in Zenkotsu Dachi. Se io da qui voglio fare Gdambarai Jakotsuki, e qua si vede molto bene il discorso di prendo l'aria prima di muovermi, non posso fare, perché? Perché non sono abbastanza rapido, perché nel momento in cui faccio, qua sono fermo, per cui prendo l'aria prima di partire o leggermente o subito dopo il primo passaggio del movimento, prendo l'aria, ok, prendo l'aria e vado, ok, proprio mentre prendo l'aria, ecco, diciamo che se il tuo livello è abbastanza alto, proprio mentre prendo l'aria inizio a muovermi, ma devo già buttarla fuori quando sono più o meno a metà strada, ok?
perché altrimenti fermo il movimento. E il modo migliore per imparare è prendo l'aria prima di muovermi, esattamente come ti ho fatto vedere da Acigidaci. Quindi sono qua, prendo l'aria prima di muovermi, mi muovo, prendo l'aria, mi muovo, prendo l'aria, mi muovo. Ok? Faccio sequenza di due, te l'ho appena fatta vedere ma rifacciamo, prendo l'aria, sequenza di due, prendo l'aria, sequenza di due, prendo l'aria, sequenza di tre. Ok? Quindi, il trucco qual è? È sempre quello di andare a prendere l'aria prima di muoversi e poi, se sei proprio bravo bravo, appena all'inizio del movimento. Ma perché? Perché ormai hai imparato a gestire così bene la respirazione che la riesci a gestire anche durante il movimento. Va bene? Ricapitolando, che mi sa che ho messo un botto di carne al fuoco. Inizia con prendo l'aria, butto fuori, lentamente per gestire. Intanto impara a contrarre nel momento giusto, facendo quell'esercizio che ti ho fatto vedere con gli arti molli, ok? Inizi piano, poi ci metti la contrazione, poi ci metti la chiusura al chimè. Poi inizia a lavorare sulle tecniche, come vanno lavorate, andando a prendere l'aria prima e buttandola fuori durante il movimento, anche se è una parata, durante il caricamento, ok? Quindi prendo l'aria, carico e scarico, ok? Dopodiché vedrai che avrai imparato a gestire la respirazione abbastanza bene, se ti sarà comodo, da fare. Prendo e butto fuori, andando a inspirare subito nel primissimo tratto di movimento, così che da essere libero di scaricare durante i movimenti successivi. Ed è importante questo, perché ti ricordo che tutti i caricamenti delle parate in realtà sono delle parate a loro volta, per cui se io arrivo qui con la presa dell'aria sono molle, ok? Con l'inspirazione sono molle, non riesco a realmente a gestire la parata. Ultimo trucco da tenere sempre bene a mente è che la tecnica si muove sulla respirazione. La tecnica è aria, ok? E quindi io devo buttare fuori l'aria mentre muovo la tecnica, e più butto fuori l'aria veloce, più la tecnica andrà veloce. Ma poi c'è bisogno del chimè, mi raccomando, per controllare. Se voglio espirare veloce, quindi voglio buttare fuori l'aria veloce, dovrò anche inspirare veloce. Ok? Bene dal naso e fuori, o dal naso o dalla bocca, come preferisci tu. Spero che questo video sia stato sufficientemente chiaro, è un argomento complesso, magari lo andiamo poi a lavorare in una live, perché mi rendo conto che da digerire non è facile. Se così non fosse, fammi sapere, che vedo di essere un po' più esaustivo nella spiegazione, magari un po' più organico, perché mi sono reso conto che oggi mi sono fatto anche un po' prendere. È un argomento che mi piace molto, è un argomento che trovo davvero molto affascinante, e alle volte mi faccio prendere e vado un po' sull'onda del sentimento. Se non sono stato chiaro, se non sono stato sufficientemente chiaro, fammelo sapere e vedo di aggiustare qualcosa registrando ancora magari un altro contenuto. Per il mese di gennaio in Karate Club è tutto, ci vediamo a febbraio e io fino ad allora ti auguro buon allenamento e ti aspetto alla live di fine mese. Ciao!